Cominciamo dalla posizione della Wilm sullo sciopero. Ma sullo sciopero noi abbiamo aderito allo sciopero, c'era un dissenso, non sul merito, perché sul merito eravamo tutti d'accordo, c'era un dissenso sul metodo da questo punto di vista. Cioè nel senso che noi abbiamo fatto un confronto sia in sede di prefettizia sia in sede di, con l'istituzione. In quelle sede sostanzialmente c'era stato anticipato quello che poi ha scritto sostanzialmente Cassa Depositi e Prestiti. Quindi io su questo insomma avevo delle idee diverse, però non era il contrasto sulla mobilitazione, sul merito, era il contrasto rispetto, come dire, a dissenso su alcune questioni sulla mobilitazione. Okay. Però noi abbiamo aderito comunque alla mobilitazione. Come dire, era il caso di farlo degenerare fino al punto, perché un sciopero si può fare in tanti modi, no? Possiamo metterci davanti all'azienda con le bandiere, fare picchetto, possiamo fare una manifestazione davanti alla prefettura dove passano quattro macchine, il problema non si pone, possiamo bloccare l'aeroporto e impedire a 9 voli di partire o atterrare da Genova. La situazione è così drammatica per cui i lavoratori avevano in qualche modo la giustificazione morale di arrivare fino a quel punto? Beh, la giustificazione morale c'è, perché nel senso che noi stiamo parlando di un asset strategico del sistema paese, e quando ti viene violato il diritto di lavorare non c'è dubbio che la tensione sale da questo punto di vista, e quindi è anche giustificabile, come dire, la reazione di mobilitazione. È chiaro che, per esempio, rispetto a me ho detto attenzione a non occupare le aree dell'aeroporto perché rischiate, dato che è una forma di reato, quindi è stato un po' distante, perché certo, avevo il dovere da questo punto di vista di metterli in guardia. Poi è chiaro che ognuno poi risponde per se stesso. Quindi dicevo un grande sindacalista, io sono responsabile dei lampadini che rompo io, che rompono, non di quelli che rompono gli altri. No. E poi la responsabilità penale è sempre personale, certo, e quindi è indubbio che sia così. Ma posso capire o provare a capire perché Ansaldo è messa così male? Stiamo parlando di Ansaldo Energia, bisogna dirlo, perché poi le Ansaldo sono più d'una, ma perché l'azienda è in queste condizioni? Io l'avevo lasciata un po' di tempo fa con commesse dappertutto, era una delle eccellenze genovesi di cui si parlava in chiave positiva. Che cosa è successo in questi ultimi anni? Io cerco di sintetizzare partendo dal 2020. Nel 2020 l'azienda ci ha presentato un piano industriale favoloso. Si parlava di sviluppo di prodotti, si parlava di incremento occupazionale, si parlava di incremento di commesse, eccetera. Quel piano prevedeva anche un'eccedenza di circa 400 persone, di cui 300 riguardavano gli impiegati e 100 operai. Noi abbiamo riconvertito sostanzialmente, abbiamo ridotto il divario operai e impiegati, e attraverso strumenti di accompagnamento alla pensione abbiamo aggiustato sostanzialmente. Non si sono toccati i posti di lavoro, gli esuberi sono stati sistemati con le pensionamenti. Dal 2020 cosa è successo? Che le commesse erano prese prima della guerra in Ucraina e prima dell'aumento dei prezzi. Il problema qual è stato? Il problema è stato che ci sono stati dei ritardi del processo produttivo che hanno portato a degli extra costi. Cioè quando non funziona la catena della fabbrica, ingegneria in ritardo, i fornitori che non vengono pagati, i cantieri che non sono alimentati, perché noi abbiamo il ciclo produttivo funziona in questo modo: ingegneria, fabbrica, cantieri e service. Se non funziona la catena di comando, è chiaro che tu hai dei problemi. E non ha funzionato perché, secondo la vostra analisi? Non ha funzionato perché, ovviamente, manager poco competenti, operai non capaci, chi lo sa? Gli operai non c'entrano, perché gli operai seguono le direttive, certo, sostanzialmente, certo, dei campi. Quindi eseguono sostanzialmente le direttive. Il problema vero è che lì non si è inciso su alcune strutture produttive, nonché anche impiegatizie, e tu, da parte ovviamente dei responsabili, a partire dall'amministratore delegato, e tutto questo ha portato a questa situazione. Guardate che la situazione di Ansaldo è molto complicata e complessa, non è facile. Cito alcuni fattori. Io ho letto il comunicato che ha fatto Cassa Depositi e Prestiti, dove dice che sarà necessario un aumento di circa 250-300 milioni, 400 di cassa, 600 di nominativo, e la manovra dovrà prevedere anche un adeguamento del debito diluente da 3 a 5 anni con le banche. Ora, la prima questione che deve affrontare l'Ansaldo è una questione, come dire, prima di cassa, non c'è liquidità. Quindi il primo problema non è che si risolve con i 36 milioni che sono stati dati. Il primo problema è di cassa, perché vanno pagati i fornitori e dal lato va garantita anche i stipendi dei lavoratori a partire da gennaio. Mi stai dicendo che i lavoratori non dovevano sentirsi rassicurati da quella lettera?
No, io non sto dicendo che non devo sentire. Quella lettera è una lettera di intenti, dove si dice io faccio questo, faccio questo. Cioè, poteva bastare per sospendere lo sciopero. È stata fatta per sospendere lo sciopero. Non è un impegno quindi definitivo? No, perché fino a 8 non c'è stato nessun impegno da parte di... Ci sono stati solo degli atti che sono stati condensati in una presa d'atto da parte di un consiglio straordinario di Cassa Depositi e Prestiti che ha parlato più di Tim e meno di Anzato da questo punto. Quindi il problema vero è quale? Che non si affronta. Intanto c'è un'assenza di Cassa Depositi e Prestiti di 4-5 anni e questa è un'assenza grave. No? Quindi la responsabilità possiamo attribuirla in larga parte alla proprietà. Secondo, addirittura parlano di potenziamento del commerciale, ma fino ad oggi dove è stata Cassa Depositi e Prestiti? Cioè quale supporto ha dato sul versante commerciale? Commerciale sono coloro che devono andarle a trovare le commesse, le commesse, no? Le commesse. Quindi noi avevamo già un problema di commerciale all'interno dell'ANSAT. Non avevamo agenti e tanto è vero che noi perdevamo commesse sul mercato, ma le perdevamo anche per le insufficienze interne. Non stiamo parlando del rappresentante di prodotti facili da piazzare, no? Stiamo parlando di gente che conosca mercati complessi, mondiali. Quindi per tornare nel merito, noi abbiamo il primo problema è di, dato che non c'è cassa, non c'è liquidità, bisogna intervenire rapidamente perché 36 milioni non sono sufficienti. Occorrono da questo punto di vista delle risorse, prima della capitalizzazione, delle risorse che intervengono per liquidare i fornitori e dall'altro lato dare garanzie ai lavoratori oltre il 2022. Oltre il 2022. Entro quando devono arrivare? Ma devono arrivare rapidamente perché c'è un problema di liquidità. Noi non possiamo aspettare la ricapitalizzazione è successiva. La ricapitalizzazione è legata al progetto industriale da questo punto. Manca il flusso di cassa. Manca il flusso di cassa che non c'è. Quindi se noi non c'è flusso di cassa rischiamo fortemente. Il secondo capitolo è la questione della capitalizzazione. Ora è vero che l'azienda cerca di sottrarsi anche dalla gabbia della 24-46, no? Cioè nel senso che loro 200 milioni che avevano dato nel 2019 vengono convertiti in capitale sociale e quindi tolgono la gabbia del 24-46. Sì. E questo va bene. La seconda è la ricapitalizzazione. La ricapitalizzazione da che cosa nasce? Ora dicono che c'è l'Hazard che deve fare, no? Io quando sento i consulenti che sono impegnati sui processi industriali, la prima cosa che fanno riduzione di costi e fanno dei processi di ristrutturazione in cui sono coinvolti i lavoratori. Che questa è la prima questione che fanno. Allora, chi fa il piano industriale? Lo fa Cassa Depositi e Prestiti? Lo fa Lazzar? Lo fa l'attuale gruppo dirigente? Non si capisce, no? C'è confusione anche nella catena confusione di comando. Anche poi, dati che ci sono delle tappe, perché c'è prima il consiglio di amministrazione che deve approvare la capitalizzazione, poi queste devono passare con le banche, poi dopo le banche devono passare all'istituzione, ai fornitori, quindi è una catena troppo lunga da questo. Noi non possiamo aspettare i tempi lunghi che... Questo riguarda anche l'indotto, perché non avere soldi per pagare le imprese vuol dire non pagare le aziende locali che magari lavorano vanno in gas integrazione. Ma la terza questione è che noi non prendiamo ordini. Ora, vi do due dati. Nel 2022 il mercato è cresciuto del 400%. Esercizio, semestre 2022 su 2021. Anzaldo non ha preso una commessa. Perché non prende commessa? Perché molto probabilmente il costo che produce Ansaldo è un costo in cui ci sono delle inefficienze aziendali. E quindi sul mercato c'è gente che fa prezzi migliori. Certo, perché tu non sei competitivo, perché c'hai il problema del prodotto, c'è il fatto che non ha ricerca e sviluppo, c'è il problema dell'ingegneria, c'è il problema sul precedente, quindi c'è tutto un insieme di questioni che ovviamente ti hanno creato dei costi. Chiaro, e non rende l'azienda competitiva. Vi siete posti un limite in termini appunto di tempo entro il quale, se non arrivano queste risposte da Roma, i lavoratori dovranno di nuovo scendere in piazza? Cioè, anche perché comunque lo sappiamo, i tempi sono strettissimi, si parlava già di cassa integrazione a partire dalla fine di dicembre. La cosa più drammatica qual è? Che fino ad aprile noi siamo coperti di carichi di lavoro, poi c'è l'incremento di 200.000 ore di scarichi di lavoro. Il transitorio... Meno ore di lavoro per i lavoratori, quindi cassa integrazione. Abbiamo una fase drammatica in cui c'è un transitorio che non è coperto. Allora, se non è coperto da ordine, come fanno il piano industriale? No? Chi lo fa? Lo fanno questi che hanno portato a baratro l'attuale amministratore delegato, che secondo me va sostituita da questo punto di vista. L'ho detto in tutte le SARS, l'ho anche scritto nelle lettere aperte che ho fatto agli amministratori delegati di Cassa Depositi e Prestiti e alle forze politiche. Quindi c'è un problema di ordine. Ora, anche qui,
Cosa noi dobbiamo fare? Certo che non dobbiamo mantenere alta la tensione. Perché dobbiamo mantenere alta la tensione? Perché il transitorio va assolutamente coperto. Faccio un esempio. Si dice che Terna, no, ha dato un vantaggio alle rinnovabili e meno sulla riconversione del carbone rispetto a mettere il gas. È venuta la crisi, eccetera, eccetera. Quindi la decarbonizzazione che doveva produrre i suoi effetti nel 2025 è stata bloccata, tant'è vero che si incrementa, no, sostanzialmente i processi di decarbonizzazione. Ora il problema, il dilemma che noi abbiamo è che una delle cose che diremo al governo è di dire benissimo, vedi tu di sbloccare quelle 3-4 centrali che noi, certo, possiamo lavorare a magazzino. Cioè, un, no, intervento del governo su, esatto, altre società di Stato. Ora il problema qual è? Che l'Eni è una società, sì, quotata in borsa. Quotata in borsa. Non è che il governo si può sostituire all'Eni se l'Eni dice che quelle robe non le vuol fare. Allora noi cosa dobbiamo fare? Ecco perché la mobilitazione, come dicevi tu, è necessaria. Noi dobbiamo dire al governo che essendo Ansaldo un asset strategico, e poiché il governo sugli asset strategici interviene, cito per esempio Finmeccanica, Fincantieri, che vengono sovvenzionati anche per ricerca e sviluppo, no, sui prodotti militari, anche su utilizzino risorse, non che deve darlo il governo, ma dicono all'Enel, dica al NEL, oh, dovete dare una mano ad Ansaldo perché abbiamo una situazione drammatica. Chiaro. E il governo non è che si può limitare a Cassa Depositi non è che si deve limitare a dare 1 miliardo, perché 1 miliardo è insufficiente. Che se io ti tolgo il rapporto con le banche e metto i 400 milioni o 300 milioni di ricapito, non sono sufficienti, perché ho dei problemi di ordine strutturale che vanno affrontati. E allora su questo noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare, nel momento in cui si insedia il governo, dobbiamo fare una lettera subito al governo in cui si insedia e chiamare al tavolo governativo i Cassa Depositi e Prestiti del governo. Chiaro. E in quella sede è chiaro che a quel punto, se noi non dovessimo avere risposta adeguata, è chiaro che scatta la mobilitazione, non è che stiamo fermi.